sono Patrizia, sono nata a Bucchianico, ho lavorato per diversi anni fino alla pensione, prima come ragioniera e poi come infermiera. San Camillo nella mia vita è stato determinante, prima per l'età infantile, perché ho conosciuto che anche lui è stato un ragazzo, è stato un discolo, è stato un bambino anche a volte ribelle, però nella sua vita ha saputo orientarla più tardi in maniera diversa. Questo esempio di vita mi ha aiutato a recuperare anche nella mia vita di ragazza e di giovane alcuni valori, ecco, guardando a lui, ma anche alcuni momenti nei quali ho trovato il coraggio di superare le mie difficoltà. Ho incontrato Camillo ancora di più quando il Signore mi ha fatto sentire la sua chiamata. Ho cambiato perciò la mia professione a un certo punto della mia vita. Da ragioniera sono diventata infermiera, proprio per essere accanto a chi aveva più bisogno. In questa veste ho trascorso anche 5 anni di vita missionaria in Madagascar. Lì ho vissuto da infermiera accanto a 400 bambini con handicap. È stata un'esperienza fortissima, un'esperienza molto bella, dove Camillo è stato presente fin dal primo momento. Abbiamo costruito un piccolo centro di riabilitazione intitolato proprio a lui. La mia vocazione si è radicata nell'Istituto Secolare delle Missionarie degli Infermi Cristo Speranza, fondato da una donna che ha conosciuto all'età di 17 anni San Camillo. Questa mia convinzione si è perciò rafforzata con la vocazione di missionaria degli infermi Cristo Speranza. Oggi sono una pensionata, mi occupo di mia madre malata, ma questo spirito che mi ha animato fin dall'inizio continua a vivere e ad essere dentro di me e nelle azioni che faccio ogni giorno. Sento i miei limiti, ma Camillo è sempre lì a ricordarmi di usare cuore e mani accanto a chi soffre. Vorrei dire ai giovani di non avere mai paura delle difficoltà, di avere il coraggio di guardare avanti, di guardare in alto e di farsi aiutare a cercare la propria strada. Soprattutto quando abbiamo paura, possiamo trovarci a fare cose grandi, cose che non avremmo mai immaginato di fare, proprio in forza dell'amore, della carità, della misericordia che troviamo in Dio e troviamo in Camillo, sempre.